E sulle splendide note di... Ecco. Sì, Mario? Eccoci qua, mi sentite? Mi sentite? Molto bene, sulle splendide note di Amarcord accogliamo il principe del weekend su Radio Yes, la radio della città di Roma, che ci racconta a Roma che cosa farà Roma nel weekend. Lino Damiani, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a Mario e ai nostri ascoltatori. È grande. Allora, il governo l'abbiamo fatto, Lino, quindi adesso non ci abbiamo più pensieri, ci sono i vice segretari, i sottosegretari, i viceministri, c'è tutto. Quindi mo ci possiamo finalmente andare a godere un weekend senza pensieri. Aboliremo anche l'IMU. Non aboliamo l'IMU, ma l'IMU. Sì. Abbiamo tutta la truppa, ora si può cominciare a girare. Dai. Quindi vai, diciamo proprio vai. Il caso di dire ciak, azione. Azione. Per questo governo. Ecco, allora iniziamo dal cinema. E qui questo è un weekend per Flavio, che è un grande appassionato, ma anche per Mario, che anche lui è un grande appassionato di cinema. Perché? Perché è uscito il film di Soderbergh, si chiama Effetti collaterali, sì. E come sapete Soderbergh si è ritirato dopo 25 anni di cinema, ha deciso di smettere. Mm. Questo ha appeso la telecamera al chiodo. Sì. Al chiodo, sì. Sì, al gancio, diciamo. Sì, no? Al gancio. Ecco, è una storia, oddio, veramente i 106 minuti del film, cioè un'ora e 46, filano... spediti, demolendo pian piano tutte le sicurezze dello spettatore. È la storia di una donna benestante newyorkese che vive a Manhattan, il marito esce dopo 4 anni di carcere per insider trading, un po' un uomo di tipo quegli squali della finanza, e quando ritorna le cose non funzionano più. Lei va in depressione, si rivolge a una psichiatra che le prescrive dei farmaci che non funzionano, fino a quando incontra uno psichiatra molto molto particolare che le prescrive un nuovo farmaco che sembra finalmente funzionare. Si riprende il rapporto col marito, Emily è di nuovo felice, ma ad un tratto cominciano a manifestarsi degli strani effetti collaterali che distruggerà il matrimonio dello psichiatra, mettendo a repertorio tutta la sua carriera. Ecco, vi lasciamo, come dire, tutta la sorpresa di scoprire da soli il resto della storia, ma in qualche modo Soderbergh ci lascia, questo è uno dei suoi film più riusciti, un'opera di genere come molte delle sue ultime, anche se apparentemente lontana da sesso, bugie e videotape, però ne conserva la grande abilità narrativa. Questo è appunto Effetti collaterali di Steve Soderbergh. Da non perdere. Poi. Eh sì, questo ti piacerà tanto. Vado, Flavio. Vado. Poi andrò. Abbiamo un documentario curioso. Non c'è il cinepanettone, no? Non c'è. Aspetta un attimo, Mario, stiamo a maggio, stiamo. Mario, una cosa bella, una commediola, una commediola italiana, di quelle simpatiche, un Valerio Mastandrea, credo, una cosa del genere. Mastandrea, poliziesco. Interpreta anche un sacco di film drammatici. Soprattutto, per me. Lì sbaglia, secondo me, dovrebbe evitare. Nell'ultimo anno, anzi, è sempre molto molto tragico, se pensiamo a Romanzo di una strage in cui interpreta il commissario Calabresi, poi gli equilibristi, quello proprio non lo doveva fare, secondo me, insomma, c'è una tragedia quell'interpretazione. Insomma, lui conserva sempre l'animo del quartiere dove è nato e cresciuto, e cioè della garbatella. Il commissario Calabresi era milanese. C'è un no di Mirko. Allora, Mastandrea, è un attimo che mi scrive, Mastandrea vive alla Garbatella, ma non è nato a Garbatella. Ah, e dove è nato? È una rivelazione. Non si sa. Però non è nato alla Garbatella. Non è nato alla Garbatella. Vabbè, comunque il commissario milanese Calabresi non gli è venuto benissimo, diciamo così, almeno un modesto parere di spettatore. Dobbiamo correre, Lino. Sì, proviamo. Allora, questo è un documentario curiosissimo che è stato presentato all'ultimo festival di Torino, è stato applaudito e premiato a Tokyo, a Dubai, a San Francisco, a Portland, a Mosca, a San Pietroburgo, e finalmente esce anche in Italia. Si chiama L'ultimo pastore di Marco Bonfandi ed è la storia commovente e trascinante di un pastore reale, Renato Zucchelli, che ha deciso di invadere col suo gregge di 700 pecore le strade di Milano. In qualche modo, sì, curioso. È molto, molto, molto curioso, molto suggestivo. Questo è L'ultimo pastore di Marco
Bonfanti, poi viene presentato martedì 7 maggio al Cinema Eden alle 8:30 e in sala ci sarà anche il regista. Dopodiché andiamo al ritroso. Pensavo ai 700, le 700 pecore in sala. Maria. Ci saranno anche, beh, qualcuna sì lì davanti. Portate qualche pecorella, va. Come iniziativa di guerriglia marketing. E salutate che porta bene, sì. Torniamo un po' indietro nel tempo per gustarci dei capolavori del cinema tedesco, e cioè Wenders e Fassbinder, domenica e martedì alla Cineteca Nazionale in Vicolo del Puttarello. Domenica ci sarà Paris, Texas, poi L'amico americano, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, e Il cielo sopra Berlino. Invece martedì andremo a vedere Hamlet, indagine a Chinatown, che propone una distinzione della figura del detective storico, così, ma è più, diciamo, ispirato a Jimmy Ryan. Invece più questo qui si ispira di più al Falsche Bewegung, cioè al falso movimento, il Wilhelm Meister di Goethe. E poi alle 7 martedì sera, questo è imperdibile, cioè attenzione alla Puttana Santa di Fassbinder, un film girato sulla penisola Torrentina in un albergo appunto vicino Sorrento, dove un regista che ha finito soldi e tutti vogliono scappare, deve girare questo film che si chiama Patria e Merte, che vede tra gli interpreti anche il nostro Lou Castell. Il film è del 70, in quel periodo Lou Castell aveva appena interpretato Pugni in tasca di Bellocchio. Per chi non l'avesse visto, diciamo, è un po' ciò che è stato 8 e mezzo per Fellini, Le Mépris di Godard e anche Effetto Notte di Truffaut. Questo qui è il film di Fassbinder, la sua dichiarazione d'amore al cinema. Bene. Noi andiamo. Per chi rimane a Roma, lezione di storia all'Auditorium, domenica in sala Sinopoli alle 11 c'è Roma, città aperta agli stranieri armati, e cioè tutto ciò che succede durante l'invasione, cioè prima che arrivassero gli alleati, quando 8.000 ebrei romani vengono avviati allo sterminio, i partigiani operano nella clandestinità, gli sfollati in fuga dalle zone di guerra, senza cibo, senza acqua, senza elettricità, e chissà che ci auguriamo di no, ma insomma noi stiamo andando in quella direzione. Questo domenica 5 in sala Sinopoli. Poi passiamo alla... Eccoli. E tra l'altro c'è da citare una cosa curiosa: viene proiettato a New York Il viaggio in Italia di Rossellini, finalmente recensito anche dal New York Times, in cui illustra la storia di questi due coniugi benestanti che vanno a Napoli. Questo film era stato sempre ignorato, e stavolta anche il New York Times ha deciso di dedicargli tutto lo spazio e il rispetto che meritava questo film. Poi andiamo a fotografia. Abbiamo tre minuti. Tre minuti, sì. Allora, all'Auditorium ci sono i grandi fotografi di Life, cioè grandi fotografi che nella buona parte del XX secolo hanno raccontato con le loro immagini ogni aspetto della vita umana, cioè dalla Grande Depressione, gli anni 30 e 40, la Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra, il Vietnam. Questo all'Auditorium. Poi ancora fotografia, questa volta ci spostiamo di qualche centinaio di metri, andiamo al Maxi, perché ci sono esposte le opere di un indiscusso maestro della fotografia in Italia, stiamo parlando di Luigi Ghirri, una grande mostra antologica distinto in tre sezioni tematiche: icone, paesaggi e architetture. Poi ancora architettura, questa volta è il 4 e il 5 maggio, cioè sabato e domenica, apre gratuitamente al pubblico molti luoghi dell'architettura romana, da quelli moderni, la Torre Euroscai all'Eur, la stazione Tiburtina, fino al Palazzo della Marina e la Direzione Generale della RAI e addirittura Palazzo Giustiniani. Si potranno visitare gratuitamente. Poi andiamo al fumetto. È a Palazzo Incontro, in via dei Prefetti, sì. C'è l'Audace Bonelli, grande. La vettura del fumetto italiano sarà in mostra fino al 9 giugno. Qui parliamo di Sergio Bonelli, editore, lo sceneggiatore di punta Alfredo Castelli, che ha creato il personaggio di Martin Mister, ma anche Dylan Dog, Tex, Magico Vento, Comandante Mark, Nathan Never, fino agli ultimissimi
Saguaro, Drago Nero e Gli Orfani. E poi per chiudere c'è questo percorso sull'archeologia etrusca da Orvieto a Brosena. Questo è interessante perché non si presenta soltanto a Roma, ma anche diciamo sulle alture del lago di Brosena, intorno a Orvieto, a Castelviscardo, Castel Giorgio, fino alle grotte di Castro. Se chi avesse voglia di fare una scampagnata, mi sembra un'occasione ideale. Nelle Marche c'erano gli Etruschi, ecco. E ai Romani gliel'hanno date spesso e volentieri. L'hanno date spesso e volentieri. Poi l'ultima segnalazione, giovedì 9 alla Biblioteca Flaminia, questo per ribadire l'importanza degli eventi che ormai il circuito di biblioteche romane presenta. Giovedì c'è Dal romanzo al film, la lettura e lo sguardo, e cioè vengono presentati 4 film, di cui 2 tratti dai racconti di Edgar Allan Poe, cioè Pozzo e pendolo, uh-huh, e Tomba di Ligeia. Poi c'è Shining e per chiudere Apocalypse Now, cioè grandi film che sono stati liberamente o direttamente ispirati a una trasposizione di grandi opere letterarie. Questo alla Biblioteca Flaminia in via Fracassini, giovedì 9 alle 18. Che bellezza! E anche questo weekend abbiamo un'agenda completa e possiamo scegliere tra i 1000 e più appuntamenti che Lino ci ha segnalato per vivere al meglio la nostra città. Mario, vuoi salutare? Mario, ci sei? Grande Lino, sempre molto utile, avete segnato un sacco di appuntamenti ricchi di fosforo. Bravo Lino Damiani, buon weekend anche a te. Grazie Mario, e poi c'è anche la MotoGP, domenica c'è il Gran Premio di Jerez. Grande appassionato. Mi proponevi qualcosa di teatro danza. No, questa volta non c'è. E non poi c'è il teatro danza. No, Mario, tu sarai impegnato. Non sarà lo stesso weekend. Mario, io so già cosa. Mario ha scelto Wenders e Fassbender alla Cineteca Nazionale. Quindi. Sono sicuro. Wenders mi piace di sicuro, perché non so, per chi non l'ha visto al cinema, L'amico americano è un giallo fantastico. La storia di questo corniciaio che, siccome è malato, viene avvicinato da un americano che gli offre di commettere un omicidio in Germania in cambio di dare una sicurezza economica e un futuro alla moglie e al figlio, salvo poi che questo americano si rivela con un animo molto molto più europeo, perché chiaramente il corniciaio non è un killer, pasticcia, si fa male, gira con la pistola tutta fuori dall'impermeabile, insomma molto 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 molto, convinti, molto bello convinti. Questo, sì. Andiamo a vederlo. Grazie Lino, buon weekend. Grazie a voi, grazie a Mario, buon weekend a tutti. A venerdì.